14 arresti, 10 in carcere, 2 domiciliari e 2 obblighi di firma. Diversi gli italiani arrestati, in prevalenza abruzzesi. Così i carabinieri del ROS, con la collaborazione delle forze di polizia estere, hanno debellato un'organizzazione internazionale dedita alla produzione e al traffico di stupefacenti in Italia, Spagna, Belgio e Ucraina. Uno degli arrestati si trovava lì. Misure messe dai GIP dei tribunali dell'Aquila e Teramo, su richiesta della DDA dell'Aquila e della Procura Ordinaria di Teramo. I soggetti coinvolti sono ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione finalizzata alla produzione e al traffico illecito di sostanze stupefacenti, appartenenti e contigui ad un'organizzazione che appunto operava in vari paesi. L'indagine è partita 3 anni fa, ad ottobre del 2021, è stata molto complessa. Grazie alla direzione antimafia si è riusciti a portarla avanti anche economicamente. I passaggi sono stati diversi, prima informativo e poi investigativo. Tutto è partito seguendo 2 soggetti di Teramo e Pescara. Il primo sequestro è stato di un carico giunto dalla Spagna a Modena, arrivato in Abruzzo con 50 kg di hashish. In totale il giro d'affari era molto cospicuo. I sequestri ammontano a circa 100 kg tra hashish e cocaina. L'organizzazione era ancora operante perché stanotte sono stati effettuati altri sequestri di droga e contanti. I vertici dell'organizzazione avevano anche legami familiari. Alcuni in Spagna erano titolari di attività fiorenti, che in realtà erano vetrine che servivano a coprire il traffico di droga. Nel caso di specie l'organizzazione era un'organizzazione autoctona con rapporti molto consolidati sia sul piano nazionale che internazionale e che ci ha consentito di poter inserire un'investigazione proprio nella fase di espansione, quindi nella fase in cui le relazioni costituivano la principale fonte organizzativa di questi criminali, e quindi ha consentito il nostro ingresso investigativo che dopo 2 anni di esplorazione ha portato a questo brillante risultato. La nostra attività di analisi ci ha portato a investigare alcuni soggetti che erano operanti principalmente sulle province di Teramo, Pescara e quelle confinanti con le Marche. Ovviamente per quanto riguarda la sezione anticrimine di L'Aquila, tutta l'attività, diciamo, investigativa è stata coordinata ovviamente sia dalla sezione anticrimine ma soprattutto sotto la supervisione della Procura distrettuale aquilana, che è stata fondamentale, anche ci ha consentito di avere quel respiro di natura internazionale che ci è stato necessario per divenire, prima di tutto individuare tutti gli altri soggetti in territorio straniero e poi arrivare al risultato di oggi, cioè appunto quello dell'esecuzione di misure custodiali. L'obiettivo era debellare l'organizzazione e soprattutto sradicarla dall'Abruzzo, che ancora una volta si dimostra terra di mezzo per traffici di questo tipo. Oramai di terre felici temo che non se ne possa più parlare. Oramai queste organizzazioni internazionali, in particolare quelle dedicate al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, non hanno limiti. Quindi i risultati anche dell'indagine di oggi ci consentono purtroppo di suffragare questa tesi.